Ciao ragazzi, vorrei fare questo video in un momento molto migliore. In realtà non sono al 100% fisicamente, però ritengo sia necessario fare questo video nel momento stesso in cui ho realizzato un pensiero logico. E in questo video parleremo di passioni. Cercate di seguire il mio discorso anche se partiremo un po' da lontano. Perché faccio questo video? Perché sono appena tornata dal santuario della Madonna di San Luca. E perché ci sono andata? E circa 3-4 settimane fa la Madonnina di San Luca, come ogni anno, scende a Bologna in città e va in una delle chiese principali di Bologna. E in quel momento ero in serie difficoltà e senza neanche realizzare coscientemente mi sono ritrovata un pomeriggio prima di andare al lavoro in chiesa e a pregare davanti alla reliquia della Madonnina di San Luca. In quel momento non capivo bene, no, il motivo perché mi trovassi lì. Io sono nata cristiana, cattolica, ho praticato per tanti anni e 5-6 anni fa ho abbandonato la pratica. In quanto io sono una persona molto spirituale, ma fatico a rientrare all'interno di una categoria religiosa. Le stimo tantissimo, le religioni, in quanto le ritengo fondamentali, ma il limite del mio approccio è il pensiero che ho sempre di fronte a quello che ritengo la presunzione dell'essere umano nel voler accertare delle verità. E quindi nel voler dare degli indirizzi, dei dogmi religiosi o comunque degli insegnamenti, seppur fondamentali, avendo la presunzione che sia la verità. Io ritengo piuttosto che le religioni diano delle verità umane, etiche, che ci insegnano su come vivere insieme e come comportarsi al meglio. Oggi, come 3 settimane fa, mi sono sentita, ho sentito la necessità di tornare dalla Madonnina e ringraziarla. Sono entrata in chiesa, l'ho ringraziata, mi sono inginocchiata, ho pregato, mi sono commossa. Non so chi ho ringraziato, forse ho ringraziato me stessa, forse ho ringraziato quegli esseri umani che diedero quegli insegnamenti. E in quel momento non sapevo bene cosa dire, nel senso io ho chiesto aiuto, l'ho ricevuto, e cosa posso dare io in cambio? Non penso che le preghiere possano portare del beneficio a qualcuno. Allora io ho detto, d'ora in poi mi impegnerò seriamente per essere una persona migliore, come ho sempre fatto, ma oggi ho avuto quasi un'illuminazione, ho detto, ma come faccio io a essere una persona migliore? Sì, comportandomi bene, ma nella piccolezza di ogni giorno, come posso essere io una persona migliore per dare qualcosa agli altri, per aiutare gli altri? E poi ho pensato alla passione di Cristo. Ok, certo, la passione di Cristo è senz'altro il Calvario, ma Cristo era un appassionato di umanità. Cristo, Gesù, ha dato la sua vita per gli esseri umani. Lui era talmente appassionato d'amore che ha rinunciato alla sua vita per darla agli altri. Capite?
cavolo, questa è la passione. Mi chiedete come trovare la tua passione, qual è la passione? Adesso stiamo andando un po' in alto, ma che differenza c'è tra una passione e un hobby oppure una mania o un loop mentale? E oggi ho avuto questa rivelazione, la passione è poter condividere il tuo talento con gli altri, è poter dare qualcosa agli altri. E questi santi, questi uomini che io non penso che siano realmente esistiti, ma senz'altro hanno dato un esempio vivente di etica e di passione. Tutto quello che hanno lasciato, e comunque se non c'è veramente un assoluto dietro, Krishna, Buddha, Gesù, Maometto, oddio, adesso non andiamo troppo nello specifico perché non conosco tutte le religioni, ma diciamo che amo sentirle. Che cosa ci hanno lasciato in realtà? Ci hanno lasciato una morale, un'etica di vita? E comunque dietro a questi insegnamenti ci sono delle persone, senz'altro, che hanno scritto questi insegnamenti, e quindi ci sono delle elaborazioni mentali di esseri umani che hanno pensato delle cose così alte, comunque sia. Io ero una grandissima appassionata di danza, per esempio, io davo tutto me stessa per la danza, tutto il giorno, perché amavo l'esibizione sul palco, sentivo di trasmettere qualcosa artisticamente al pubblico. Improvvisamente, avendo avuto delle brutte esperienze durante la mia carriera da ballerina, ho completamente perso la passione. In un secondo l'ho persa. E oggi vedo la bellezza della danza, ma io non potrei mai più essere un'appassionata di danza e ballare con la passione. Le mie passioni sono diventate altre e ho capito che cos'è la passione. La mia passione è la cucina, ma quando cucino per qualcun altro, anche per me stessa, ma quando riesco a dare qualcosa agli altri, quando li vedo felici, contenti, quando riesco a trasmettergli delle informazioni, quando faccio i corsi di cucina e le persone attorno a me si arricchiscono e c'è una condivisione. Sono un'appassionata di yoga, spero di diventare un'insegnante appassionata dello yoga per poter trasmettere qualcosa in più agli altri, per poter fare quella differenza nella condivisione con le altre persone. E quello è fare del proprio meglio. E questo lo si può fare con le passioni. E quindi io non vi posso dire qual è la vostra passione, ma se c'è una cosa e ognuno di noi ha un talento, ognuno di noi, qualsiasi esso sia, la fotografia, una fotografia non resta per te chiusa dentro un album, la fotografia suscita emozioni in un'altra persona, qualsiasi esse siano. In quel momento saranno di aiuto a quella persona perché magari sta attraversando una fase della sua vita, perché magari in quel momento le ricorda qualcosa e allora pensa a cosa potrebbe fare, perché magari le ricorda un'esperienza che ha fatto da piccolina con i suoi genitori, dice: cavolo, ma i miei genitori dovrei passare a salutare, no? Qualsiasi cosa. Qualsiasi passione porta un beneficio agli altri e ti si muove da dentro, ma quando c'è la passione è sempre condivisione, altrimenti diventa una cosa egoistica e basta. E allora quando mi chiedete come faccio a trovare la mia passione? Innanzitutto aprite il vostro cuore, la vostra mente,
capite cosa potete dare agli altri di vostro. Cosa c'è di vostro personale che con passione, con tutto voi stessi, potete dare agli altri e potete essere di beneficio agli altri. Questo ragionamento mi è venuto in mente partendo molto da un livello alto, no? Quindi da dei grandi maestri di vita, degli spiriti comunque elevati come Gesù, ma come Buddha e come tutti quanti. Ok, forse questo è un discorso sbagliato. È semplicemente un mio flusso mentale che ho voluto condividere con voi. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. E magari mi sto sbagliando. Ma invece penso di aver trovato finalmente la chiave di lettura per potervi dare un aiuto anche su come trovare la vostra passione. Perché quando la passione si trasforma in un meccanismo e in una ritualità vuota, perde di significato e di passione. Troverete la vostra passione quando riuscirete a vedere un sorriso negli altri, quando vi sentirete orgogliosi di proporvi e proporre la vostra passione a qualcun altro. È fondamentale la condivisione. Ed è bellissimo anche perché tutto torna, nel senso che in questo momento io faccio video perché ho un riscontro, perché in questo momento è una mia passione fare video, perché nessuno in realtà mi sta pagando, tra virgolette, per fare questo video. E quando ci sono dei periodi in cui non faccio video e non sono qui con voi, è probabilmente perché non è il momento. E quello che io non dico, è perché in realtà non potrei darvi. Quindi se sono qua è per fare dei video, è perché è una passione, è perché ritrovo in voi il riscontro di star facendo la cosa giusta. Perché seppur per due persone, in quel momento ho dato un sorriso, un suggerimento e ho aiutato in un momento difficile. E siamo tutti uguali, ragazzi, abbiamo tutti bisogno di aiuto, di serenità, di condivisione, di passioni. E direi che possiamo finire qua.